Buongiorno, vorrei condividere con voi alcune riflessioni sullo strano momento che stiamo vivendo a causa del Covid-19, il coronavirus. In questo momento siamo tutti confrontati alla necessità di proteggere noi e i nostri cari da un virus che pare sia particolarmente infettivo, anche se sembra non particolarmente letale. E ci sembra incredibile di vivere momenti così surreali e incerti di clausura e cambiamento, cambiamento totale delle nostre abitudini, del nostro modo di vivere, confrontati alla paura del domani di ansia anche rispetto alla vita di tutti i giorni. Abbiamo vissuto fino adesso in una società che sembrava volerci garantire la sicurezza, e in realtà oggi ci troviamo confrontati in un mondo di totale incertezza. Però bisogna dire che questo senso di estraneità, di realtà, di sogno, dove il tempo sembra non avere più senso, essersi completamente fermato, non siamo i soli a averlo vissuto nella nostra famiglia. I nostri padri e i nostri nonni si ricordano senz'altro nel 1939 la dichiarazione di guerra dell'Italia, l'entrata di guerra, la seconda guerra mondiale dell'Italia, in questo senso di paura, spaesamento, questo senso di incertezza del futuro, l'avevano provato anche loro. E ancora di più, se pensiamo ai nostri nonni e bisnonni e alla prima guerra mondiale, e al massacro che è stata quella guerra, ma anche poi la pandemia enorme che c'è stata, l'influenza spagnola ha ucciso milioni di persone, e anche lì la paura, l'incertezza. Questo per dire che noi comunque siamo i discendenti di quella stirpe che è sopravvissuta, perché se noi siamo qui vuol dire che i nostri nonni, bisnonni, trisnonni sono sopravvissuti. Quindi siamo i discendenti della stirpe che ce l'ha fatta, che è sopravvissuta. E di una stirpe che è sopravvissuta a catastrofi anche maggiori, con meno strumenti di quelli che abbiamo oggi, strumenti sociali, strumenti psicologici. Noi abbiamo moltissime possibilità che loro non avevano, eppure loro sono sopravvissuti. E sono sopravvissuti grazie all'intelligenza, più che alla forza e all'aggressività, sono sopravvissuti per essere stati capaci di adeguarsi alle nuove condizioni. È la capacità di adattamento che ha fatto sì che i nostri antenati abbiano potuto sopravvivere a pandemie e guerre terribili. Noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo i discendenti di quella stirpe, di una stirpe che ha potuto sopravvivere e che ci ha trasmesso la forza e il coraggio che ci aiuteranno anche a noi a superare felicemente questa crisi. Buona giornata, anzi buona serata perché ormai.